Ciao a tutti, mi trovo ad Avezzano, da Rieti una 80ina di chilometri, un'ora di macchina, fattibilissimo, anche che oggi c'è un bel sole, neanche una nuvola. Comunque sono a Elettroludica, il museo dell'intrattenimento elettronico, che come vedete è pieno di roba. Questa è la zona museo con un po' di cabinati e di qua ci sono le altre. Io sono appena entrato da circa 10 minuti, quindi mi sto solo girando e facendo foto. Avviso che ci vuole il Green Pass e quindi la mascherina, ma ci sono solo io a quest'ora, perché apre alle 10, quindi mi sono permesso di togliermelo un attimo per godermi l'ambiente. Quindi questo video sarà pieno di foto e forse io che gioco ancora non lo so, perché come ho detto sono soltanto ancora nel corridoio museo. Ciao! Questa è la video recensione delle foto che sono state già caricate tutte su Flickr e quindi potrete vedere con calma dopo. Sono state fatte con una macchinetta, sfortunatamente me ne sono accorto tardi, alcune sono venute male perché ero troppo preso e non l'ho fatta con i flash, specialmente negli ambienti un po' bui. Cominciamo subito con questa prima foto, che riguarda uno dei primi videogiochi da cabinato, e questo ovviamente è il classico Pong da 2 che vediamo a una manopola, però va confrontato con questo. Questo è stato il primo coin op, ovvero il primo gioco da cabinato a gettoni. La peculiarità era nel 71, perché il museo va dal 71 al 2000, era che era di vetro resina, come mi è stato spiegato, e che quindi era un po' costoso. C'è accanto la versione verde da 2 giocatori e l'altra, e quindi era una cosa molto sperimentale. Siccome la vetro resina è un elemento materiale molto delicato, si pensò di farli con questo modo, in modo tale che fosse anche più meno costoso doverli mantenere rispetto agli altri, perché qui basta cambiare una tavola, lì bisogna cambiare completamente tutta la scocca. Il museo è provvisto di questa parte museale che è stracolma di roba, tra alcune cose sono anche aperte, ci sono questi banneroni sopra e poi degli adesivi sui vetri. Alcune console sono aperte per mostrare il contenuto e vedere anche un po' come funzionavano. Io non andrò nei dettagli di tutto, perché sennò che senso c'è il museo, quindi faccio vedere le foto, che sono circa 200, e su alcune andrò un po' veloce perché altrimenti sennò non finiamo più, e mi soffermerò su quelle che secondo me vale la pena, come ad esempio questa. Da notare che questa è una delle console che sto dicendo cabinati che è fermo, che non è acceso, e l'uso e la vecchiaia hanno stampato sul tubo catodico le scritte. Questo è un segno dell'elettronica che negli anni, visto che questo museo copre quel periodo, subisce. Non è l'unica, questo fortunatamente è dopo sfocato, io questo gioco ho potuto provarlo in un altro cabinato negli Stati Uniti, e questi cabinati vengono principalmente negli Stati Uniti, ecco in un altro con i segni dello schermo rovinati. Questo è il coin op, ovvero il classico Pong da 2, quello che dicevamo prima. Questo è un altro esempio, come si vedere lo schermo qui addirittura è ingiallito per l'età. Questa è sempre la parte museale di esposizione, quindi non si può più giocare ad oggi a questi cabinati con i vari esposizioni. Questa qui è là la computer, dove vediamo un bel Commodore e altri della famiglia Commodore nelle varie salse. Qui vediamo anche gli Amiga. Questo è l'angolo con tutte quante le console. Qui vediamo di nuovo un'Amiga CD addirittura. Tron, perché a me mi dite Tron, Tron, non potevo non fargli una foto, peccato che era spento. Questa è l'esposizione dei flipper, la sala esposizione flipper, che erano tutti spenti. Mi è stato spiegato che la manutenzione di questi è più difficile perché ovviamente sono meccanici. Questo è furono i primi Pong dell'Atari, vediamo. C'è anche quella che ho io. Questa foto è interessante non tanto per il 2600 lì vicino, ma per la cartuccia. Rientra, no, della città di Alamogordo, dove vennero seppelliti con la crisi dei videogiochi, credo se non ricordo bene, 83-84, montagne videogiochi Atari, e che qualche anno fa sono stati disseppelliti e sono stati venduti con il certificato di autenticità. Ovviamente questo, essendo un museo di intrattenimento, ha un po' di tutto quello che riguarda proprio la storia delle console. Qui vediamo sempre gli Atari, c'è anche l'Atari che io, quello lì che vedete sulla destra, ne ho, lo ho anch'io, ecco qui si vedono altri della famiglia, e ovviamente con le varie cartucce. Qui ci sono di tutto, altre cartucce, altre console, altri giochi.
Oh, qui vediamo l'Atari Lynx, un flop, ma... e Jaguar, che furono i due grandi flop dell'Atari, che decretarono poi alla fine, in un modo o nell'altro, la morte. Questa secondo me merita una foto perché non è molto elettronico, potremmo dire, ma molto analogico, però era raspetto e quindi non ho potuto approfondire. Questi qui li ho visti in funzione negli Stati Uniti perché sono pensati da tavolo del tipo che tu ci mangi sopra e quindi tu giocavi con l'amico davanti mentre bevi la Coca-Cola o mangi le patatine, quindi ce ne sono diversi in questo museo, ma sono tutti spenti. La caratteristica altra è che sono molto bassi e quindi sono un po' scomodi. Poi c'è questo che mi ha stupito, ovvero un po' di storia videoludica italiana di console, parliamo, non di videogiochi. Dove c'era poi tutto e la maggior parte di questi io non li conoscevo, come questi che vedete, anche questi che sono ovviamente i primordiali. Questo poi, figuriamoci, qualcosa ha fatto un mini computer della SIP, l'ex Telecom, su cui giravano i videogiochi e ovviamente l'Olivetti e altro. Io ovviamente non vado nei tagli perché sennò poi non ci venite al museo, cioè ci dovete venire. Perché sono 5 euro di biglietti con una tessera che vi permette poi di ritornare quando volete. Questi sono i ZX Spectrum con i vari, con altri computer, tutte tastiere che ovviamente qui andavano attaccati a uno schermo e hanno anche molte cartucce, perché poi c'è la sala in cui si possono provare le console con dei giochi oltre ai cabinati. Qui ce ne sono di tutte le salse e anche mai sentiti, onestamente. Hanno anche un angolo dei... ecco, qui passiamo agli Apple con le stampanti, ecco, questa foto è venuta male. Altri Apple, perché qui parliamo della storia videoludica. Qui ci sono altre console, questi dovrebbero essere gli MSX, se non mi ricordo male, perché Banneroni, noi gli ho fatto le foto a tutto. Qui passiamo ad altre console che, se non mi ricordo male, questi sono i Super FX o PC Engine, si riconoscono dalle cartucce, che ne esistono varie forme e tipi. Però c'è Dr. Game in italiano, che fa moltissimi video sul retro gaming, anche spiegoni fatti molto meglio di me su ogni singola console, sulla storia, durano anche mezz'ora l'uno, quindi vi consiglio di andare a recuperare, metterò il link nella descrizione del video. Ecco, qui vediamo la torre della Siga con tutti i vari add-on montati uno sopra l'altro. Ecco, qui ho fatto una cosa più specifica. Qui vediamo un altro Siga con il lettore CD, questi altri Siga. Qui abbiamo il Dreamcast con alcuni accessori. Oh, questi sono i Wonders One, altre console portatili. Questo mi ha stupito perché questo era pensato per le ragazze, spiegato nella descrizione, viene dal Giappone, è uscito solo lì. E includeva anche una stampante, quindi tu dal gioco ti potevi fare i tuoi adesivi. Qui ci passiamo a un po' alla storia, piano piano ai dischi giganti, potremmo dire, sempre dischi su dischi. Queste sono un po' quelle console strane che loro hanno. Ho un'altra foto che mi è venuta male, porca miseria, che mi sono portata la macchina fotografica, ma sono venute male. E qui, come vedete, ce n'è di tutti i tipi, è un peccato vederle tutte così e neanche poterle provare o toccare o aprire per vedere quello che c'è dentro. Però, come potete notare, c'è veramente di tutto. Io vado rapido, come ho detto, ci sono i link alle foto. Dicevo, Dottor Game ha spiegato molto meglio di me. Questi sono i ColecoVision, se non mi ricordo male. Ecco, questi sono all'angolo che abbiamo visto adesso. Poi c'è Modern Video Gamer, che fa molti video anche su come funzionavano a livello tecnico le console o come l'hanno hackerate. Questo meritava una foto perché erano, c'era Sherlock Holmes, avevo notato, questi erano quelli educativi. Ci sono altre console sempre a cartucce, Philips e 3DO, quello doveva essere. Questi sono quelli della matte, il Simon famoso. Questi erano Microvision intercambiabili. Il Vectrex è fenomenale e uno lo guarda e ho visto i video, è uno spettacolo perché era vettoriale, cioè le grafiche che venivano stampate erano tutte vettoriali, parliamo, se non mi ricordo male, fine anni 70, cioè per l'epoca era una cosa incredibile. Non stiamo parlando di pixel, parliamo di vettori, e chissà un minimo di tecnologia sa la differenza tra vettori e pixel.
Dicevo, questi sono i Game & Watch classici che poi hanno ristampati in n.000 versioni per tutte le console successive. E questo è l'angolo Nintendo, che posso assicurare che è un mucchio di roba, se conosciamo bene la Nintendo. Classico Famicom o NES per gli amici con il Power Glove. Questo non avete che esistesse il fotografo della targhetta, era un accessorio con dei videogiochi con un robot interattivo, anticipato un po' la Lego, potremmo dire. Vabbè, il NES come è conosciuto, ce n'è uno anche aperto con vari giochi, il Game Boy Pocket, il Game Boy in bianco e nero, e poi c'è anche il Pocket lì vicino, non so se vi ho fatto la foto, vediamo con la stampantina e la SNES anche con la web, e il Super Game Boy, che era l'emulatore che tu potevi inserire nella SNES per poter giocare ai giochi del Game Boy. Il Virtual Boy, flop della Nintendo, ma merita una menzione. Questi sono i vari cloni, ecco il Game Boy Pocket sempre in bianco e nero, c'è il Game Boy Color lì vicino, il Nintendone, il Nintendo 64, altre console, questa è la versione pure limitata, dorata addirittura, e qui ci sono poi tutte altre mini console di altri paesi, ce ne sono addirittura uno della Russia, il Neo Geo Pocket, no Pocket, questo non è Pocket, questo è quello vero e proprio, Neo Geo con la versione CD e non, il 3DO della Panasonic, se non mi ricordo male, la PlayStation 2, qui ce n'era uno aperto addirittura del Neo Geo, e vediamo quanto sono grandi le cartucce, questa è la PlayStation 1 classica con l'adattatore per 4, e la versione da sviluppatori in blu, la PlayStation 2, e qui ecco, questo gli ho fatto una foto perché meritava, perché c'è questo famoso video con pubblicitario di Jackie Chan, l'attore, questo è cinese, questo è russo e quindi meritava una menzione, perché parliamo della cortina di ferro, qui ci abbiamo uno che addirittura con il visore, e poi cominciamo con i flipper perché ce ne sono un centinaio e una buona parte sono di film, e poi ci sono vari video perché ci ho giocato a diversi, quindi poi ci saranno i vari video che qui mostro delle cose carine di alcuni di questi, e dicevo che i flipper, ecco qui abbiamo i Pac-Man, tutti i classiconi da Puckman a Pac-Man a flipper. Questo è elettromeccanico, questo non è elettronico con un software, ma è elettromeccanico. Qui ci sono anche i computer, perché i computer hanno fatto la storia dei videogiochi, perché o ci si sviluppava o ci si giocava. La scusa per averceli in casa era all'inizio, era sempre perché ci si poteva giocare, e quindi hanno un angolo dei computer. E qui vediamo vari cabinati accesi, posso assicurare che faceva caldo lì dentro, dopo tutto queste cose accesi, fa caldo fuori, fa caldo dentro. Ecco, questo è uno schifo di foto. Solamente questo buio con la macchina fotografica senza flash sono uno schifo. Qui abbiamo vari flipper, spero che nei video da cellulare si vedano meglio. Questi sono interessati per Italia 90. Panga, vi posso assicurare, ci ho giocato, ho fatto 14 stage. Gli accidenti che ho mandato, porca miseria, ma Panga meritava. Qui abbiamo il classicone Arkanoid, a cui ho giocato naturalmente. Qui abbiamo un angolo che meritava, questo Star Wars Battlefront. Io ho fatto un video, quindi ve lo parlo poi nel video successivo. La sala prova computer, ci sono dei computer che si possono provare di varie salse, quello era il VIC, questo è un Commodore, questo è il NES, che c'è anche la sala console, Master System, lo SNES, il Mega Drive e il Nintendone. Oh, poi abbiamo qui altri flipper, questi erano tutti spenti, dicevo i flipper richiedono molta manutenzione, vengono principalmente dall'Italia. Abbiamo altri cabinati e flipper, alcuni sono molto vecchi, si vede usati e consunti. Quello di Demolition Man sfortunatamente l'avrei voluto provare, ma era spento, perché a me come film Demolition Man mi è piaciuto e mi piace, perché ha molte cose, come film medio, non tanto perché il regista è un italo-canadese che ha fatto solo quel film, ma come vedete ce ne sono vari. Questo è un altro angolo del salone centrale. Questo in cui devi lanciare dei missili con una plancia molto realistica, dire, che sembra non è software, questo è hardware, con due pulsanti qui.
uno dei miei videogiochi preferiti, Metal Slug, in tutte le sue versioni, qui sul cabinato. Credo non ci gioco da 8 anni l'ultima volta in un cabinato, forse. Era Gardaland, quindi era un bel po' di tempo fa. Quindi ciao! Questi video mi stanno venendo alcuni dritti, alcuni storti, giusto più che avendo niente. È bellissimo, ho fatto un mucchio di foto che forse le state già vedendo, non so come farò il montaggio video, ma vi posso dire fa caldo. Dopo la partita Metal Slug e Pazzo Bobo, era ora di fare uno proprio dei capostipiti di Pac-Man. Questo invece è un altro classicone da 4 giocatori che trovate nella maggior parte delle console oggi, perché viene inserito come anche più vicino gioco dei Simpson, sempre da più giocatori dei 4, perché viene proprio emulato, messo come nuovo gioco per le console, ma era l'originale qui. La moda del flipper oramai non vuol dire tutto, però anche CSI, che assurdo, che punteggio da fare, trova il cadavere, 1000 punti, trova l'indizio, non lo so, proviamo, il primo flipper della giornata. Allora sì, il gioco qui nello schermo quando fa punteggi dice prova DNA, indizi, lo dice anche qui sulla plancia centrale, quello che ha raccolto. Ci sono molti flash tipo quando ti avvicini qui per fare le foto. C'è pure un microscopio, non so se riuscite a vederlo. E qui ci sono i flash delle macchine fotografiche. È divertente. Questo è il gioco di Lupin Terzo, è considerato strano un po' da tutti perché non diviene famoso anche se era del 3D, però non uscì mai dal Giappone e si dice che non funzioni bene neanche con gli emulatori, però con le pistole, quindi vediamo di provarlo. Il gioco è tutto in giapponese, bisogna sparare, c'è un set per ricaricare e c'ha scene dei cartoni animati degli anni 80, potremmo dire. Passato il primo livello si carica togliendo il puntatore, ovvero la pistola, dallo schermo e ricarica in automatico. Tutto il giapponese ci sta capendo una mazza. Questo di Lupenda suona è tostissimo, con un po' di stanchi proprio, quindi direi di provare quest'altro classicone di Simpson che trovate, come dicevo anche prima, sulle vecchie sulle nuove console, grazie agli emulatori, ma perché veniva anche rivenduto dentro un emulatore, nel caso ad esempio dell'Xbox 360. Qui in questo flip del minuto si ferma la palla. Questo di Robocop che c'è il tema del film, ovviamente. Poi c'è questo Gianni Mnemonic che è basato sul film, di cui ho letto anche tra l'altro un libro dell'autore, ma è una coincidenza, Gibson, che è l'autore di Neuromante, ma anche di questo racconto su cui si sono basati per fare poi il film, che divenne molto famoso all'epoca. Il bello di questi flipper è che hanno tutti i dettagli del film e funzionano. Questo flipper di Gianni Mnemonic c'ha qui le mani, come succede nel film, che però magneticamente, probabilmente, prendono la palla e l'alzano e la spostano qua. Che la fai facendo, muovendo, usando le levette dei flipper. Classicissimo, insomma, non è per niente. Questo di Capitan Uncino. Ah, come vedete tutte le animazioni lì, come l'hanno tutti i flipper, ci sono i nomi degli autori, non so quanto si riesce a prendere, cosa che vedo non in tutti i flipper, in questo di Apollo 13 del film c'è, ad esempio, tutto tema scientifico, da un certo punto di vista i flipper sono anche più interessanti dei videogiochi. Questo sicuramente è una copia tarocca di Top Gun, però sono affascinanti per via dei dettagli che mettevano dentro. Ce n'è anche uno di Waterworld, che è pure un po' rovinato, quindi è un po' vissuto, direi. Tetris e quindi merita una partita sicuramente, da due giocatori che fanno giocare. Questo è Star Wars Battlepod, vediamo se stavolta riesco a fare un video decente. Come vedete è gigantesco, si entra dentro, come potete vedere c'è tutta la plancia di comando, possiamo dire, qui la porta si chiude, si è dentro. Ora c'è un proiettore qui sopra, questo gioco poi questo per muoversi, quello per sparare, con una videocamera. Qui l'audio è un po' insonorizzato, a parte che è fresco. Però c'ha poi qui una ventola, perché quando ho fatto questa mappa che vedete qui con la neve,
buttava aria fredda, perché dopo tutto stai volando. Quindi ecco, vale assolutamente la pena, perché si spara proprio, ti sembra di stare lì dentro, insomma. Star Wars. In questo punto ci sta dentro, a un certo punto qui, come succede nel film, si alza la piramide e qui sotto esce l'astronave, qui sotto della scritta Star Gate. Questo di Super Mario è simpatico, a parte perché c'ha tutti i suoni, la musica, il tema. Cioè, il progetto di passare il castello, di arrivare nel castello, ovviamente c'è tutti i vari effetti sonori, come ho già detto, del gioco. Qui abbiamo Austin Powers, c'è Dr. Evil, che esce da di sotto dalla bolla, e questo Austin Powers si muove qui. Ovviamente con i vari personaggi del film, che poi erano fatti una paura tutti dallo stesso attore, sia Mr. Evil che Austin Powers, che anche il ciccio come caspita si chiama, tranne ovviamente Minimetto. E qui ci sono i nomi di chi l'ha realizzato, tra l'altro. C'è anche questo di Braccio di Ferro, guardate che grafica. Uno spettacolo. Qui ci troviamo con un Arkanoid alla larghezza 85 della Taito, ma rispetto agli altri ha una manopola. E ovviamente ha il suo tasto di avvio. Questi giochi non avevano bisogno di tanti tasti. Dicevo, io non sono un grande esperto di questi tipi di videogiochi, anche se sono un appassionato, quindi c'è chi ne sa sicuramente molto più di me. Sicuramente venire qui vale la pena, anche se il posto può sembrare un po' sperduto. Adesso c'è la pausa pranzo, quindi sono alla ricerca delle cibarie. Non so se questo video quindi lo metterò all'inizio o alla fine o durante, perché c'è molto da giocare. Sicuramente in più di una persona vale la pena, anche perché certi giochi da 2 o da 4, quindi con gli amici sicuramente vale, anche perché il biglietto costa una miseria, ci sarà tipo una tessera associativa, cioè paghi una volta e ci puoi venire tutte le volte che ti pare. Quindi Avezzano, io ve l'ho detto. Questo qui che è appena finito, c'è di bello che quando tu ti sposti a destra e a sinistra si sposta tutta la pedana dove sei seduto. Si può vedere anche la D di attacco. È un classico con gli aerei che devi sparare, però ovviamente tre dimensioni ed è tosto. Questo è il classicone R-Type. Si vede che ha vissuto il cabinato da questi colori un po' gialliti, anche se il gioco è bellissimo come dovrebbe essere. Sono dei classici sparatutto verticali con gli aerei o altre cose grandi. Interessante notare queste calcomanie qui sopra. Ovviamente questi erano originali, ma gli cambiavano il gioco dentro, quindi la plancia era sempre uguale. Un antenato di questa roba si muove il personaggio questa e sinistra. Un altro classico, la versione 5, non la 3 a cui siamo abituati, ma da due giocatori con 4 pulsanti. Questo è evidente che è sulla scia di Rambo, anche perché è dell'88. Ovviamente parlo di Rambo 1, che è uscito poco prima in quel periodo, e dalla grafica si vede proprio che il gioco è una citazione pazzesca, ecco, potete vederlo, di Rambo, anche se si chiama Devastators. Terminator, a un certo punto c'è qui la palla che arriva in questo mitragliatore che la lancia lì più o meno. Non ho potuto notarla se l'ha effettivamente lanciata oppure l'abbia soltanto fatto uscire da qualche altra parte. No, credo che la lanci proprio, vedendo qui non c'è nessun capello dentro. Questo film italiano del 99 è figo perché tu c'hai qui ovviamente lo schermo, poi c'hai un secondo schermo, non so quanto si può vedere qui dentro, con cui tu effettivamente miri, cioè tu da qui vedi il puntatore che si sposta sulla schermata e poi tu guardi qui dentro effettivamente dove sparare sul nemico. Posso assicurare che sembra stupido, ma non lo è, veramente difficile, specialmente se tu sei nel livello con l'aereo, in cui me l'ho perso, che si sposta anche l'aereo, e questo è veramente, come potete vedere, sensibile, quindi è difficile stare lì fermi e prendere la mira.